la cementificazione selvaggia e l'erosione del mare. Quei lavori di riqualificazione 12 anni addietro, costati fior di quattrini e finiti così dopo una sola mareggiata. Vibo Marina, questa è Piazza Capannina e un tempo era la Riccione calabrese, ora versa in queste condizioni. Purtroppo sì, questa è una prova tangibile del degrado che ci siamo trovati e della situazione di assoluto disagio che vivono quotidianamente i cittadini. Lui è Lorenzo Lombardo, qui è nato, si è sbucciato le ginocchia, qui è sempre vissuto. Oggi assessore ai lavori pubblici, tra i pochi a salvarsi di una delle amministrazioni comunali più contestate della storia di Vibo Valentia. Qui, spiega, se non fosse stato per la burocrazia regionale e per un'interdittiva antimafia che ha colpito la giudicataria dei lavori, il lungomare sarebbe stato già rimesso a nuovo. Contiamo, se non dovessero esserci degli intoppi particolari, entro ottobre di poter partire con i lavori. Questo è il quartiere Pennello, l'eredità raccolta da Lombardo è pesante. Lustri di abbandono da parte degli amministratori che hanno raccolto voti, promesso e mai fatto. Lustri di responsabilità, anche dei cittadini, e di silenziose connivenze istituzionali. Hanno chiuso gli occhi, perché ci è convenuto, perché qua passavano i tubi da benzina, ci sono i tubi da... andate là. Eppure c'è chi la Riccione calabrese al Pennello, malgrado il cemento selvaggio, la ricorda ancora. Io non ce l'ho con nessuno, c'è la rabbia, purtroppo fa brutti scherzi. Ti fa arrabbiare col sindaco, ti fa arrabbiare con quello, con quell'altro, ma non serve la rabbia, non serve... Servono i fatti. Allora... Poche centinaia di metri più avanti, al Pennello, ci sono betoniere e operai al lavoro, avviati interventi di riqualificazione per milioni di euro. Non era mai successo prima. Per l'assessore Lombardo è sempre però complicato andare avanti. È una prova tangibile che i cantieri, quando si vuole, si riescono a fare partire. Con ritardo sicuramente, perché gli intoppi burocratici non mancano, però riusciamo a farli partire. La cittadinanza inizia a capire, se piove non sempre è colpa del governo ladro. Per quanto tempo li avete aspettati questi lavori? Aveva una vita, finalmente si muove qualcosa. Era ora. Pietro Comito per la Cinus 24.